C'è nell'aria affetto e frenesia, sembra un po' magia. Che avventure ci aspetteranno stando qui in compagnia. C'è un branco di forti e coraggiosi eroi. Sono pronti a far di tutto insieme a noi. Cicillò. Cicillò. La pizza. Sono così felice di essere qui con voi a cucinare. Sono sicura che prepareremo delle pizze super deliziose. Rocky, ti ho visto. Oh, non preoccuparti, bello. Presto avrai tutta la pizza che vuoi. Oh, Rocky. Bene, possiamo iniziare a stendere l'impasto. Fate così come faccio io. Dovete cercare di renderlo più sottile e tondo possibile. Sì, esattamente così. Bravi, amici. Ora che abbiamo steso la pasta, condiamo le nostre pizze. Mettiamo la salsa di pomodoro. E adesso potete aggiungere il condimento che preferite. Oh, santo cielo! Che ti sta succedendo, Rocky? Ti senti bene? Caspita! Quel peperoncino doveva essere un po' troppo piccante, vero? E ora che cos'hai, Rocky? Sembra che tu abbia perso la voce. Beh, la nostra pizza può aspettare. Prima dobbiamo risolvere questo problema. Siete pronti per un'avventura? Forza, amici! Aiutate Rocky a ritrovare la sua voce! Battete la zampa! Secondo voi dove potremmo andare per ritrovare la voce di Rocky? Certo, non è affatto male la tua idea! Capperi, sei riuscita a capire quello che ha detto, Chloe? Perfettamente, Rosie! Ha detto che vuole provare a buttarsi con il paracadute! Che cosa? Se è questo quello che vuole, allora lo dovremmo accontentare! Esatto! Dice che vuole gridare fino a che non gli torna la voce! Sì, può funzionare! Muoviamoci! Sì! Di qua! Che Rocky possa ritrovare la voce quando si lancia. Certo che la ritroverà, ne sono più che sicura. Va bene, pronti? Allora andiamo! È una cosa strepitosa, ci lanciamo un'altra volta! Assolutamente no, io non mi lancerò mai più, non voglio! Non ci lanceremo ancora, Chloe! Dovevamo ritrovare la voce di Rocky e ora l'ha ritrovata, almeno credo. Ehi, Rocky, ti è tornata la voce con il lancio? Sembra proprio di no, forse se ci lanciamo ancora gli tornerà. No, dobbiamo pensare a un'altra soluzione. Oh!
cosa possiamo fare per Rocky? Dovreste portarlo dal dottore. No. Ciao, bel topolino dagli occhioni grandi e verdi. Sai che sei adorabile. Grazie, dovresti conoscere mio fratello. Ah sì? Perché è un dottore? No, è un topo di campagna ed è adorabile. Ciao, piccolino, tu sei suo fratello. Fratello di chi? Dell'altro topo di campagna. Sono io l'unico topo qui. Scusa, ma sei quello che si chiama Johnny? Mai sentito nominare. Va bene. Sai se abita un dottore da queste parti? Il dottore? Non un dottore qualsiasi. E abita esattamente dall'altra parte del prato. Benissimo, grazie. Andiamo subito da lui. Ciao! La prossima volta però voglio essere io, Johnny. Ma sei tu, Johnny! Ah, sono io. Inizio a confondermi. Va subito dal dottore! Bravo, ottimo consiglio, Johnny. Ti ringrazio, Johnny. Scusate, siamo nel posto giusto. Perché sinceramente a me non sembra lo studio di un dottore. Ehi là, ma che belli uagliuni, che posso fare per voi? Oh, buongiorno, dottore. Siamo qui per aiutare Rocky. Ha perso la voce mentre faceva la pizza. Ah, una bella pizza, è il mio piatto preferito. Anche a noi piaceva, finché Rocky non ha mangiato un peperoncino. Ah, questo è un bel guaio, ma non preoccuparti, Rocky bello. Tengo un rimedio sullo scaffale che è fatto apposta per te. Tieni, è facile, devi soltanto bere 46 sorsi di questo liquido giallo e la voce ti tornerà più forte di prima. Sicuro, dottore? E se fosse il liquido arancione o 45 sorsi? No, il liquido è quello giallo e i sorsi su 46. Guagliù, cominciate a contare così Rocky non si sbaglia. 1, 2, 3, 4, 43, 44, 45 e 46. Vabbè, basta così. La bottiglia me la puoi ridare. Riesci a parlare? Ti è tornata la voce? Sì, mi sembra di sì. Capperi! La voce mi è tornata davvero. Grazie mille, dottor Capra. Lei è il medico più in gamba del mondo. Non c'è dubbio. Non devi ringraziarmi. Ho fatto il mio dovere. Amici, mi è venuta una gran fame e abbiamo delle pizze che ci aspettano. Arrivederci, dottore. State va buone. Scusa, gatto, non è una buona idea bere da là. Non è una medicina, è un estratto di peperoncino super extra piccante. Ciao, state buone! Ciao, piccoli! Siete tornati giusto in tempo. Sto sfornando la pizza. Allora, com'è andata? Avete trovato la voce di Rocky? Non immagini quanto sono felice per te. È bello risentire la tua voce. Siete stati molto bravi. E ora seduti a tavola come premio pizza per tutti. Ah, bentornato, signor Jinx. Vuoi una fetta di pizza anche tu? Thank you.